all'interno della semplificazione normativa stiamo facendo una sperimentazione cercando di applicare l'intelligenza artificiale anche alla redazione di testi unici o anche alla pulizia di alcune norme per verificare se per esempio ci sono sovrapposizioni normative. Quindi è un metodo, per così dire, pionieristico, perché non è stato mai adottato da nessuno. È una sperimentazione e pertanto vediamo i risultati per poi appunto poterli meglio pubblicizzare ed utilizzare.